Allora, Tiziana, te lo faccio spiegare dall'ingegner Gandolfo Miserendino, responsabile sanitario ICT della regione Emilia-Romagna. Quello che vedete alle nostre spalle è il fascicolo sanitario elettronico. Intanto, buon pomeriggio, Buon pomeriggio a voi. ingegnere. Lo mettiamo subito all'opera perché prima, nell'anteprima, vi abbiamo fatto vedere il tampone fai da te. Quello è il fascicolo sanitario elettronico, vediamolo insieme perché una volta comprato c'è da inserire ovviamente si fa il tampone a casa, il fai da te, ricordiamo, servono No, sempre tre non il dosi che fascicolo, non bisogna è che essere comprate il asi. fascicolo, comprate il tampone, fai No, da te. comprate il Ok. tampone, esattamente, si inserisce il codice a barre del tampone che si acquista in farmacia, al supermercato, nelle parafarmacie. Una volta che siamo entrati nel nostro fascicolo sanitario elettronico, si può inserire chiaramente il risultato del tampone oltre ai nostri dati anagrafici e in quel momento lo possiamo intanto vedere, ingegnere, l'entrata con lo SPID, si inserisce ovviamente qui le credenziali. Al momento circa 2 milioni di persone in Emilia-Romagna utilizzano il proprio fascicolo sanitario elettronico, servizi online, si va dentro, autotesting, tampone e qui si inserisce il codice a barre, come dicevamo, del tampone fai da te acquistato. L'importante è non avere sintomi, tre dosi e senza sintomi. Si inserisce il codice a barre e nel momento in cui vengono compilati i dati, la data e l'ora dell'esito, si inserisce anche la foto del tampone acquistato e del referto, ovviamente dell'esito negativo o positivo che sia, e si spediscono i dati alla struttura della regione Emilia-Romagna. Sembra Diciamo molto chiaro, Tiziana, subito, ma in realtà sono subito, quattro passaggi. no, d'accordo, però mi viene in mente che devi avere un minimo di alfabetizzazione informatica, perché la foto che fai, la devi scannerizzare e poi la carichi? Si fa una foto, si inserisce all'interno del proprio computer attraverso il quale si entra Appunto, la nel scannerizzi, poi la fascicolo carichi e la sanitario e metti si nel fascicolo. allega. No, voglio dire, un minimo ci O devi magari, sì. saper fare, ecco. Però, in Emilia-Romagna sono bravissimi, sono tutti i geni dell'informatica. No, pensavo, che ne so, a persone che conosco. Già sarebbe un pochino più complicato. Detto questo, magari fosse così per tutti, questo sicuramente aiuta ad avere contezza di quello che è la circolazione del virus. Stiamo parlando di asintomatici, stiamo parlando di persone che danno una mano. Certa Questo è il dose. tema, no? Credo, Giordano, che questo sia il punto. Una roba Faccio volontaria una di domanda, persone che facciamo. responsabilmente danno una mano. Se hai un telegramma, Giordano, Tiziana, sui sì, se numeri no mi devo del. salutare. All'ingegner Miserendino volevo solo chiedere quante persone al momento hanno accesso a questo fascicolo elettronico sanitario e insomma qual è la platea a cui vi rivolgete da domani con questo nuovo servizio? Certo, il fascicolo sanitario elettronico Regione Emilia-Romagna è alimentato per tutti gli assistiti. 2 milioni e 100 mila persone possono già accedere, nel senso che lo utilizzano quotidianamente, E quindi giornalmente, insomma evidentemente nel hanno momento del bisogno. dimestichezza, certo. Esatto, è proprio su queste persone che contiamo Chiaro. e pian piano che ovviamente le somministrazioni aumentano, si va a coprire il target di persone che poi possono utilizzare il fascicolo. Io nel mio magico analfabetismo, diciamo, adesso che utilizzo lo SPID, già mi sento un genio della lampada, quindi pensate come stiamo. Grazie assessore, grazie a tutti i nostri ospiti.